Dall'alba alla sera, cinque giorni per fare esperienza dello straordinario nell'ordinario, con protagonisti d'eccezione, dalla letteratura alla scienza, dalla filosofia alla musica, fino alla poesia. Da domani al 17 marzo prende infatti il via, la prima edizione di Soul Festival di Spiritualità, promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Arcidiocesi di Milano con il patrocinio del Comune. Tutti gli eventi saranno gratuiti, previa prenotazione, al sito www.solfestival.it che presenta l'intero calendario, prevedendo un programma sorprendente con 50 incontri e appuntamenti sui temi della spiritualità. Eccellenza, il Festival So, Festival di Spiritualità, lei dice spesso che questa città manca di spiritualità, questo è un modo, tanti eventi, per affrontare la questione della spiritualità. Ma io partirei dal fatto che la Madonnina del Duomo è sul punto più alto di Milano, per secoli è stata sulla Guglia più alta e questa è stata lì eh, durante le guerre, durante le pestilenze, durante le... I disordini del 68 durante il terrorismo, la Madonnina è sempre stata lì, come per dire i milanesi hanno sempre avuto una... Desiderio di poter guardare in alto. Tant'è che quando i palazzi costruiti di recente hanno superato l'altezza dell'aguglia del Duomo, è stata portata una coppia della Madonnina sui palazzi più alti. Ecco, questo è un segno per dire che questa città ha un desiderio di poter guardare in alto e, questa, è in sostanza, la spiritualità. Ecco, questo, cioè, un desiderio di trascendenza, un desiderio di qualcosa che vada oltre le cose da vendere, da comprare, le occasioni per divertirsi o per protestare, qualcosa che dia una dimensione più promettente alla vita, alla convivenza, all'intraprendenza della gente che abita a Milano. Per questo salirà sulle Guglie del Duomo una mattina alle 6, domenica mattina, a marzo, nel, proprio nel cuore del Festival Sol, con uno sguardo su questa città come ha fatto durante il Covid. Eh, io ho il compito in questa città di intercedere, ecco. non ho tanto da insegnare, non ho la pretesa di organizzare, ma dico questo desiderio di guardare in alto, eh, lo voglio interpretare eh, come fanno i cattolici, eh, traducendolo in una preghiera di intercessione in cui tutti siano ospitati e per tutti ci sia una benedizione. Chiarissimo anche il contributo che l'Ateneo dei Cattolici Italiani offre in questo festival. Abbiamo raccolto uno stimolo, un suggerimento che proveniva dalla diocesi e siamo molto contenti di questa iniziativa e del riscontro che, che sta avendo. È stato tutta una serie di relatori eh, decisamente interessanti e affascinanti. La risposta che eh, il, la città sta dando dimostra che esiste veramente un interesse, un interesse per il pensiero, per la riflessione, per l'attenzione alla profondità dell'approccio alle vicende umane in un momento di grande disorientamento. Quindi è una forma, direi, nobile di servizio alla collettività che un Ateneo è molto lieto di fare e probabilmente riconosce questo tra i suoi compiti fondamentali. Per andare oltre tanti luoghi comuni, molte voci diverse approfondiranno temi altrettanto diversificati. Lei ha detto che è un contributo alla città. Per dare un'anima a questa città, un soul? Sì, forse darla a noi è un po' ambizioso. Certamente si tratta in realtà di stimolare quel desiderio di riflessione, di pensiero e quindi solleticare l'anima che la città ha già e che le persone hanno hanno già con stimoli che è molto importante siano di intonazione e di ispirazione differente perché quello che si vuole promuovere non è una lezione unilaterale. Senza dimenticare, come afferma l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, l'idea di un festival diffuso sul territorio. Milano ha inventato un modello, non recentemente sicuramente, ma da qualche decennio di questa diffusione di ciò che succede attraverso un tema dato, eh, succede per eventi, iniziative che hanno un carattere eh, d'origine più commerciale come può essere la fiera del mobile che poi diventa però L'occasione per parlare di spazi, di abitazione, di abitare in tutti i luoghi della città. Eh, succede per i grandi festival di musica e di teatro e di letteratura e di libri, è eh, inutile che li citi. Adesso succede anche eh, con questa grande occasione dove i luoghi vengono abitati per, per fermarsi a riflettere su cosa e come stiamo vivendo.